Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo videoblog speciale. Vi saluta anche Paolo. Aspetta, amore, devo girare la fotocamera. Aspettate. Vai, amore, saluta. Ciao a tutti da Barbie, no, da Paolo. Da Paolo. Barbie Mare ormai no. Ormai non sei più Barbie Mare. Stiamo guidando, stiamo andando. E ciao a tutti da parte di... Vai, amore mio, senza voltarti. Parla, parla. Ciao. Da parte di... Come ti chiami? Alessandro. Alessandro. No, dai, come ti chiami? David, mio figlio. Allora, non nego il fatto che sono molto molto emozionata perché sono sul primo viaggio insieme, io, Paolo e David. Sono molto molto emozionata, quindi non vedo l'ora di vivermi questo weekend insieme a loro e ovviamente insieme alla vostra compagnia. È un'ora a camminare. Colazione! Focaccia e focaccia per Paolo che è andato a prendere l'acqua. E saltare alla pesca per David, l'acqua che Paolo è andato a prendere, gasata, e ginseng per me. Ci fermiamo qui per mangiare. Acqua gasata per Paolo, Coca-Cola normale per me e acqua naturale per David. Tanto ci hanno portato il pane fresco. Maccheroncini al ragù di lago per me. Bigoli, cacio e pepe e guanciale croccante per Paolo e David. Momento dolce. Semi freddo al pistacchio per me. Bunè, si chiama? Bunè per Paolo e tiramisù per David. E per finire? Un caffettino. Approfitto dello specchio del bagno per farvi vedere come mi sono vestita. Vestitino stretto lungo nero, sotto questi collant tipo leggings stretti, stivaletto marrone scuro, pellicciotto corto rosso, borsa beige e giaccone beige. Siamo quasi vicino all'albergo, non vedo l'ora di vedere che camera avremo. Allora, ci tengo a dirvi due cose. Allora, la prima non vedrete né in questo video né magari in altri video successivi il volto di mio figlio. Sapete come la penso su questa cosa, ci tengo tantissimo. Ognuno dei volti dei propri figli fa ciò che vuole. Io ci tengo a tutelarlo, anche perché una volta che viene esposta online una foto o un video, insomma, inerenti al volto di un minorenne, a quel punto è alla portata di mano. Quindi uno, online gira il mondo, e due, può capitare in mano, diciamo, a malintenzionati che poi rubano questi volti e li usano poi in cose non belle e senza autorizzazioni e o consensi. Quindi io ci tengo, tutelo mio figlio sempre per sempre al 100%. Quindi da parte mia online il volto di mio figlio non ci sarà mai. E quindi non sono d'accordo né da parte mia né da parte di altri, perché la mamma sono io e punto. E il figlio è il mio. Seconda cosa,
ci tenevo anche a dirvi un'altra cosa. Magari vi chiedete, ma perché Barbie Mare sei seduta sui sedili posteriori? Allora, io sono seduta sui sedili posteriori per fare piacere a mio figlio, perché so che a lui piace star seduto davanti, poi accanto a Paolo, il quale va d'accordissimo. E quindi io, per me non c'è nessun problema, se è felice lui, di conseguenza sono felice anch'io, mi metterei anche dietro nel bagagliaio per rendere felice lui. Quindi io sto seduta dietro e sono felicissima di star seduta dietro e mio figlio avanti accanto a Paolo. Allora, eccoci in questa camera di albergo. Allora, non siamo tanto contenti perché comunque su Booking le immagini erano ben differenti. Comunque si entra. Di qua c'è il bagno, sì che è immenso, grandissimo, ma comunque questo è, cioè, diciamo che anche no, però sì c'è il phon, c'è tutto, ma... E poi, devi da spentare la luce. Dillo pure, anche basta qua. Anche basta qua, siamo rimasti delusi perché comunque non è la stanza che avevamo prenotato. Comunque poi qua abbiamo il borsone mio, questo sacchetto che ci sono delle cose, vabbè, delle cose importanti, diciamo, vabbè, lo zainetto di David, la mia borsa e qui c'è il borsone di Paolo con la sua giacca e qua ci sono i letti, cioè ora ci sto facendo caso, ci sono tre letti singoli, sì. Cioè, tre letti singoli. Qua David, appena ha visto questo TV, ha detto: ma mamma, ma che TV è? Aspetta, per far capire la dimensione. Infatti. 1 32, eh? 2, no, sto qua 24. Un 24 pollici in una stanza da tre persone. E niente, poi ci stanno due grandi finestre e questo è il panorama, è pieno pieno di campetti. Vabbè, è per una notte, ragazzi. Quindi... Sì, alla fine è per una notte. Ecco che David abbassa la tapparella e la abbassa con questo affare. Vero amore? Ride. Praticamente appena siamo entrati, freddo, non freddissimo, ma la camera fredda. E allora così siamo scesi tutti e tre sotto dalla hall e ci siamo lamentati e quindi allora hanno acceso i riscaldamenti, quindi i riscaldamenti sono appena partiti, ora vediamo a che temperatura li hanno impostati e quindi adesso dovrebbe riscaldarsi un po'. Niente, siamo rimasti male per la struttura e siamo rimasti male per la temperatura che abbiamo trovato. E quindi niente. Però, come dice Paolo, vabbè, ma tanto lui ci tiene anche a queste cose, però mi dice, cioè all'inizio abbiamo pensato di andare via, solo che poi appena ci hanno acceso i riscaldamenti, subito dopo averglielo detto, allora lui mi fa, Barbara, ma tanto ci dormiamo solo stanotte, stasera geniamo fuori, domani poi liberiamo la camera e quindi solo per una notte. Vabbè, speriamo si riscaldi un po', perché pellicciotto ancora indosso, è coperta. Io ti sto riprendendo, te lo dico. Sì, ora. Eh sì. Allora, mio amore si è sdraiato, ci stiamo riposando. Si è anche evitato di prendere qua dentro che brinza veramente. Sto riprendendo. Sì, siamo rimasti troppo male. Vabbè, ma tanto comunque facciamo vedere tutto. Due. Sì. Te l'avevo, avevo già guardato su internet. Siamo rimasti soli soletti perché David è andato giù che, come vi dicevo prima, sotto c'è un campetto, un campo, più che un campetto, un campo di calcio. Ma ce ne parecchi. Sì, ma di calcio, calcio forse solo uno. Di vari sport. E allora David, che è un calciatore, allora è andato subito giù perché doveva guardarsi questa partita. Ci sono tutti i calciatori che stanno giocando. Ma si chiama al centro, da lì dovevamo capire. Esatto, però sai che mi sembra di non avere detto loro dove siamo? Ah no? Ma l'ho detto il posto. A Verbania. Siamo a Verbania, boh, io non so, mi sembra di non averlo detto. Siamo a Verbania. Allora, sono con David che vi facciamo vedere il balconcino che c'è dell'albergo. Tra l'altro ci hanno messo i riscaldamenti a palla, meno male, e quindi la stanza è caldissima.
Allora, adesso questa porta ha la maniglia esterna che non si chiude, quindi per trattenerla semi chiusa dobbiamo mettere lì giù la chiave, la tessera della chiave. Vi facciamo vedere cosa c'è. Allora, quel campetto è quello che si vede dalla finestra della nostra camera, che è il campetto appunto da tennis, solo che non hanno messo la rete per il momento. Poi c'è quel tris di campetti da tennis, questi che sono gli spogliatoi, e poi qui c'è il campo da calcio. Da questa parte, dove ci sono i campetti da tennis, c'è il lago. Non so se lo vedete proprio lì, quello è il lago. Eccoli. È il lungo lago. Giornata bellissima. Ecco che siamo usciti nuovamente. Vai, puoi parlare, amore, cioè. Sto riprendendo, ma va bene. Stiamo andando a fare un giro a Verbania e poi ovviamente rimaniamo fuori per cena. Giornata bellissima. Loro due se la parlano. Lago spettacolare. Bellissimo. Vedi, questa qua è una delle tantissime specie di bambù, Bambus edeae, che proviene da una parola malese, una vecchia parola malese. Ce n'è di tantissime varietà. Cresce fino a un metro al giorno questo, eh? Adesso nell'habitat ideale cresce fino a un metro al giorno ed è resistentissimo. Questo qua, di queste dimensioni, ci fanno dei tubi innocenti, tipo tubi innocenti per fare i ponteggi, anche di andare su un palazzo di 3, 4, 5 piani, fanno i ponteggi con questo. Questi qua piccoli li usano per tantissimi scopi, si usa il bambù. Questi qua piccoli ci fanno anche gli stecchini, gli stuzzicadenti, dai più piccoli, a questi che poi li lavorano anche. In Cambogia li usavano per fare, ai tempi dei Khmer Rossi, li usavano, ma forse ancora adesso, per fare dei bicchieri, per berci, ci bevevano dentro. Li tagliamo sotto al nodo, poi all'altezza desiderata. Lezione sui bambù da parte di Paolo a David. Questo è il nostro tavolo e poi c'è altra gente ovviamente. Tè alla pesca per David, acqua gasata per Paolo e Coca-Cola per me, non mi rimproverate. Margherita e marinara con salsiccia. Grazie. Siamo venuti qua fuori dal terrazzino, io e Paolo. Amore, sto riprendendo però. Fa freddino, eh?
Insomma, non c'è un filo di vento, è asciutto, però fa freddo. Ci sono 8 gradi. Allora, David è rimasto in camera, sta guardando un film su Netflix sul tablet. Ci siamo già fatti la doccia, tutto a posto. Adesso non ci resta che andare a dormire. Ci resta che piangere. Cosa dici? Più praticamente che andare a dormire, diciamo andare a sdraiarci sul letto e riposarci un po', perché comunque oggi abbiamo fatto il viaggio, soprattutto lui che ha guidato sempre, vabbè, per tutto il tempo, sì. 260 km. Vabbè, però sì che lui è abituato che ne fa, però... Le faccio 1000 per volta. Ci siamo svegliati presto, quindi adesso entriamo e vi facciamo salutare dal piccolino. Piccolino. Piccolino non è, è che... Ogni figlio per la propria mamma, anche a 30 anni, è sempre piccolino. Ciao ragazzi, a dopo. Che ridere, praticamente siamo rimasti fuori perché avevamo incastrato la porta come avevo fatto io oggi con la chiave dell'albergo, solo che poi, non so, o c'è stata corrente, non so, si è chiusa sta porta. Allora, Paolo aveva lasciato il suo telefono in camera. E meno male. E allora, con il fatto che Paolo aveva lasciato il telefono in camera, io ho chiamato col mio telefono, David ha guardato diciamo il mio numero sul telefono di Paolo, ha capito subito e allora è arrivato e ci ha fatto entrare, roba da matti. Allora, noi adesso ci corichiamo, così cerchiamo di fare la nanna. David, amore, saluta! Ciao! Mi saluta David. Vi saluto anche Paolo che è andato in bagno. Ciao, grazie per la compagnia. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Barbie Mare YouTube, tutti minuscolo, tutto attaccato. E lasciate un mi piace se vi va. Ciao, grazie di tutto. Ciao.